Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi voglio provare con voi un gioco che ho testato un paio di giorni fa, mi ha molto divertito, per cui volevo parlarvene. Si chiama Island of Lost Skull, se non mi ricordo male. È un gioco multiplayer o single player, nel senso che si può giocare sia in multi che da soli. Lo giocheremo in party, perché francamente non penso di essere abbastanza bravo per riuscire a finirlo. Proviamolo insieme. Per partire, come sempre, si guarda il nostro orologio, play, e si cerca il gioco, eccolo qua, Isle of Lost Skull si chiama, perfetto. E partiamo. Per il momento sono da solo, aspettiamo che arrivino gli altri. Nel frattempo vi faccio vedere, allora, ci sono le spade con cui dovete combattere i teschi. Ci sono diversi livelli, le spade si possono mollare. Si può combattere con la scopa, con le sedie, e alla fine del livello, se non ho intuito male, se riuscite a finire il gioco vi daranno i gold che trovate dentro, dove potete comprare questi bellissimi set che a me piacciono un botto, alcuni tipo questo, però come potete vedere non ho i piccioli per comprarli. Appena arriva il terzo partiamo. Ovviamente si può parlare con gli altri. Hi mate. Ok, si inizia qua dentro e bisogna evadere dalla prigione. Così. Qui ci sono i soldi da raccogliere. Prendiamo un'arma tanto per provare a difenderci dagli... Oh, va che mi accompagni sempre la più avanti. Io da merda di rubo la... lascio. Come potete vedere, le spade si possono, man mano che lo usate, si rovinano. Se si viene colpiti, si può tornare in vita dandosi il 5. Molto semplice, molto intuitivo. Là ho visto un tesoro, quindi vado a prenderlo. Le spade, mettendole dentro, si possono mettere dietro salvandoli, in modo che nel caso ne rompiate una potete andare avanti. All'inizio ci sono solo spade e armi minori, dopo arrivano anche le pistole perché sono necessarie. Quelle sono bombe, bisogna stare attenti, se vi colpiscono vi ammazzano. Oh. Esatto, mi hanno preso. E adesso devo aspettare qualcuno mi dia il 5 per salvare. Come potete vedere, potete andare avanti tranquillamente. Se uno muore, l'importante è che non muoiano tutti e tre, perché a quel punto lì nessuno può portarmi in vita e vi dà fendi. Un'altra persona è morta, quindi... fallito. In caso di fallimento si può ripartire, si parte, si perde il gold che potete trovare ritornando qui, e si riparte dall'ultima porta aperta, diciamo. Uno ha lasciato. Thank you.
questo mi piace un mondo perché ci sono i cannoni. Qui ci sono le navi pirate e adesso si gioca seriamente. Ok, qui bisogna divertirsi con le pistole. Doppia pistola, tiri ricaricate. Alla fine del secondo colpo la pistola saluta. Un po' se cecchino. Wow! La giungla. Si ammazza, esatto, mi sta facendo lei, lui lancia la bomba e tu gliela rimandi indietro. Quella merda la ammazza questo qua. I need to end this phone. Ok, questa secondo mio modesto parere è la parte più bella e più difficile. C'è una sola torcia a illuminare e se quello con la torcia si allontana voi non vedete più nulla. Thank you.
Ok, sotto il mare adesso. Ci sono le mine, come vedete. Ok, qui bisogna trovare i pezzi della mappa che sono in giro per il luogo. Io francamente non mi ricordo manco dove è uno, quindi mi affido a loro. Guacamole di uno. Qui c'è un bellissimo cannone. Ok ragazzi, questo qua è l'ultimo livello, credo, almeno io sono andato fino a qui, per cui da quello che intuisco è l'ultimo livello. Bug. Andiamo a fare bisboccia. Nobody leaves this island with my treasure. E adesso arriva il boss. Nice shot. Bisogna colpirlo con le cannonate, ogni volta va via, poi torna, quando va via. Andiamo a far tornare tutto il nostro amico. Eccolo lì.
Direi eccoci tornati nella nostra stanza. Vediamo un po' com'è la cintura. Là, che figata. Tu. Mi piace. Allora, vi saluto, alla prossima, spero vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto per favore fate like, iscrizione e campanella, lasciatemi qualche commento se vi interessano questo tipo di video, per il momento ciao a tutti e alla prossima!